Intanto buongiorno, sì, la risposta è sì, c'è stato questo salto di qualità, c'è stato per diversi motivi ovviamente che sollecita molto i comparti in genere sono i mercati più che non le azioni politiche, però è altresì vero che i dati che prima sono stati letti sono abbastanza chiari da questo punto di vista, cioè il tema della biodiversità è molto sentito come elemento comunicativo. Il tema evidentemente del territorio va altrettanto, in particolare io credo questo sarà il padiglione vinita di Lombardia del biologico una volta per tutte, no? Il biologico che ci vedeva un po' cenerento nel panorama nazionale. La Lombardia continua a mantenere una vocazione molto specifica, più del 90% dei nostri vini sono sostanzialmente afferenti a sistemi di protezione, denominazione di origine controllata piuttosto che controllata garantita, piuttosto che indicazione geografica di provenienza. Quindi voglio dire, alla fine questo è il territorio che ha la più alta percentuale di vini a denominazione in questo paese, pur non essendo il primo bacino in termini di produzione vitivinicola, e si sta via via sempre più specializzando. Io credo che ci sia già una componente di successo leggendo questi dati, cioè se dal 2010 al 2017 noi abbiamo avuto un incremento delle superfici vitate a biologico del 93%, cioè abbiamo raddoppiato la produzione biologica, passiamo dalle 7.000 ettari in conversione in quel periodo, dei 5.000 ettari in conversione in quel periodo, ai quasi il doppio attuale, complessivamente con la superficie che è già entrata in funzione. Diamo la dimostrazione di due cose. La prima sicuramente è che certamente c'è un dato, ripeto, di mercato, cioè c'è la tendenza a cercare questo prodotto, c'è la tendenza a cercarlo sui mercati internazionali, e quindi è ovvio che i produttori vanno nella direzione che il mercato richiede. Noi in genere sui prodotti biologici ricordiamoci che abbiamo un aumento di consumo in questa regione da 5 anni a questa parte sempre in doppia cifra, che non fa il paio però con l'aumento della produzione, che al contrario invece per un po' di tempo aveva arrancato e adesso invece è in forte recupero in questa fase. La seconda cosa che risulta abbastanza evidente è il fatto che le politiche in questo senso che sono state intraprese nell'ambito del nostro programma di sviluppo rurale hanno decisamente incentivato queste attività e ne hanno in un certo modo condizionato, e questo non era scontato dall'inizio, anzi all'inizio la nostra programmazione ci ha detto che era un sistema molto rigido, probabilmente non interessava a tutti. Ecco, io dico che a coronamento di questo noi quest'anno indichiamo per il premio Cangrande come impresa lombarda un'azienda che è stata la prima azienda in faccia corta a fare il biologico, che è Barbie Pizzini per esempio, e la indichiamo proprio per questo motivo, perché quando quell'azienda anni fa aveva intrapreso questa strada non tutti erano convinti di questa scelta, e oggi posso dire ad esempio che la Francia Corta si sta affermando come una zona di produzione quasi totalmente biologica, ormai credo che la tendenza sia quella anche in virtù di altre scelte politiche state fatte, per cui noi abbiamo ridato un piano d'aria, l'abbiamo deliberato insieme alle amministrazioni locali, cioè la politica può fare qualcosa, non può fare tutto ovviamente, però può dare una mano e può aiutare in questo senso. La sfida dal mio punto di vista è stata vinta, la qualità continua ad aumentare, i problemi restano, ci sono zone che qualche difficoltà ce l'hanno, e credo che nei prossimi anni però questo possa essere recuperato da una dinamica di mercato che sta ulteriormente migliorando. Devo dire, e chiudo se mi è concesso, che il padiglione Lombardia resta il più visitato e il più ambito, nonostante fino a qualche anno fa la nomea, diciamo, la reputazione del vini lombardi non fosse quella di oggi, no? Quindi la questione della reputazione è fondamentale, e abbiamo avuto qualche piccola sbavatura qua e là, ma i mercati e i territori hanno dimostrato di saperli riassorbire. Credo che ripari la formula, cioè quella formula di un territorio che tutti insieme spinge verso una comunicazione che non può essere unica, perché noi abbiamo 90 vini diversi, quindi è difficile pensare di promuovere tutto allo stesso modo. Era sbagliato il concetto quando si parlava di vini in Lombardia in generale, o di vini in Lombardia, non c'è un vino in Lombardia, ci sono
tante modalità e tante declinazioni di un prodotto che si è dato l'obiettivo, quello di mantenere un livello qualitativo molto alto e di avere buona reputazione. Credo che in questo momento ci siamo riusciti, non c'è dubbio che qualcosa sia migliorato da questo punto di vista. Comincio già a vedere timidamente vini del territorio che abbiamo messo in cima alle carte. Mi spiego meglio, è chiaro che se uno domani va in qualsiasi ristorante fiorentino, le prime due o tre pagine della carta dei vini sono rappresentate dai vini toscani, questo è nulla che succede quasi mai, perché probabilmente c'è un difetto di identità o di conoscenza del comparto. Abbiamo sensibilizzato il mondo dei commercianti, qualcuno comincia a farlo, non è così frequente, ma ripeto, rispetto a 5 anni fa siamo, posso dire, qualcosa di quel successo c'è stato in questo senso, però io credo che serva una mobilitazione importante. Se noi pensiamo che Milano di fatto oggi è una delle capitali del gusto mondiale, perché faremmo un torto se non dicessimo la verità, ormai anche all'estero quando parli della gente del mondo, cioè, tutti ti citano la ristorazione milanese. Milano non era così 20 anni fa, nemmeno 15 in realtà, ma negli ultimi 5-10 anni ha avuto un'evoluzione positiva, complice anche se vogliamo il messaggio positivo lanciato da Expo in quel periodo che ha rilanciato il tema della ristorazione, pur essendo una capitale della ristorazione multietnica in Italia, non c'è dubbio, però è tanto vero che adesso qualcuno comincia ad avere le carte di vini con qualche vino lombardo in carta, e non necessariamente deve essere la trattoria che funziona tradizionale, perché questo succede ovunque. Quindi questo direi che dal punto di vista comunicativo è uno sforzo enorme che va fatto. Mi auguro che chi verrà dopo di me riesca ad avere maggiori risultati, ma va coinvolto il mondo degli esercenti, cioè l'orecchio è rimasto sempre insensibile a questo tipo di richiamo. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato, se è vero come è vero che di fatto questa regione continua a attrarre sempre più turisti, sempre più gente che viene da tutte le parti del mondo, il nostro prodotto simbolo deve venire prima degli altri, non c'è dubbio, no? Quindi non c'è e credo che sia talmente banale ribadirlo che a volte faccio fatica a capire per quale motivo ti guardano un po' straniti e poi dicono sì, però sai, a volte sai, il mio cliente vuole i super Tascari, no? Bellissimo, il tuo cliente vuole i super Tascari, non lo trovo, lo trovo, lo trovo alla quarta, alla quinta pagina, la prima pagina deve essere quella di Lombardi, secondo me. Ecco, al Presidente Maroni chiederei di approfondire un tema che ha introdotto, il ruolo delle regioni nella difesa delle produzioni agroalimentari, non solo, ma soprattutto agroalimentari. Ecco, che spazio c'è per giocare un ruolo, visto che poi i governi, non solo Roma, ma anche molti altri governi di altri paesi, sono sempre più in difficoltà a interloquire con l'Europa, con la Commissione europea? Sì, è una battaglia non facile, perché l'Italian sounding, cioè i prodotti fake, diciamo, che sembrano italiani ma italiani non sono, sono un giro d'affari di svariati miliardi di euro in tutto il mondo. Mi ricordo, faccio un ricordo di quando qualche anno fa sono stato a New York alla comunità italiana di italoamericani che hanno fatto una grande festa e la regione Lombardia era invitata, io ho parlato di queste cose, ho detto aiutateci a difendere i prodotti made in Italy, e poi hanno distribuito tutti un vino fatto là che non era proprio italiano, ecco. Ma in buona fede, no? C'è anche questo, non è sempre malafede. E se è malafede va combattuta con le regole, con dei controlli che non competono a noi, che dovrebbero essere a livello europeo. Quello che noi possiamo fare invece è collaborare con i produttori, collaborare con le associazioni, proprio per andare a informare i cittadini che devono scegliere e devono saper scegliere anche quei prodotti che sono commercializzati, perché presumiamo la buona fede di chi va a comprare, quelli italiani veri sono sicuri perché sono soggetti ad una serie di controlli enormi, quelli fake, chiamiamoli così, possono anche non essere sicuri. Quindi una campagna di comunicazione e di informazione che noi abbiamo fatto, che va assolutamente potenziata. In questo il ruolo delle regioni può
può essere importante, e la Regione Lombardia ovviamente è molto impegnata in questa direzione. Dobbiamo creare una collaborazione tra tutte le regioni italiane, superando quell'atteggiamento un po' di competitività che c'è, no? Perché è così, è interesse comune. Allora, ciascuno poi può far valere la qualità e l'eccellenza della sua regione nei confronti delle altre regioni, è giusto, però c'è un terreno comune di azione che è Made in Italy come tutela del consumatore, sicurezza alimentare. È un tema che è stato in Expo, è un tema che è proseguito anche dopo Expo, è un tema su cui le regioni davvero possono fare molto.